Via! Sì, ma non se ne capisce però. Proviamo. Non la fare impaurito, se no è peggio. Quando finisce pago di parlare, ok. Motore! Vai! 89 una seconda! Un attimo! Vai! Buona. Azione! Oh! Questa è una guerra! Sta partita la ma vincere noi, capito? Vai, Ma sembra rocciata però, Dopo 3 settimane si sono concluse le riprese ad Albanella del film Ed è subito sera, tratto dall'omonimo romanzo di Tonino Scala. Il set è stato itinerante sul territorio e sono stati tantissimi gli albanellisti che hanno preso parte alle scene girate non solo nei luoghi di rilevanza principale, tra cui il comune di Albanella, Palazzo Spinelli e il centro sportivo Lamberti, ma anche in diverse abitazioni private. Il film vede la presenza non solo di un regista d'eccezione, Claudio Insegno, ma anche di attori importanti del panorama del cinema italiano. Tra i protagonisti c'è Franco Nero, l'indimenticabile Django, ma anche Gianluca Di Gennaro, Paco De Rosa, Salvatore Cantalupo e Gaetano Amato. Oltre alla partecipazione straordinaria di diversi personaggi dello spettacolo e della televisione, tra cui il giornalista Sandro Ruotolo. La produzione è affidata alla PDR Produzioni, produttori esecutivi e organizzatori Carmen Vollaro e Domenico Morra. Il film racconta la storia vera di Dario Scherillo, vittima innocente della camorra ucciso nel 2004 per uno scambio di persona. Tre i personaggi principali: Dario Scherillo, il mafioso denominato Moccuso e un procuratore della Repubblica. Le scene mostrano al pubblico non solo una amara verità sulla camorra in controtendenza con film e serie TV che dilagano negli ultimi anni e che pongono il camorrista al centro della storia come se fosse una star, ma anche la situazione psicologica e sociale di chi si trova a combattere giorno dopo giorno contro quel cancro dilagante che la camorra è in realtà. In tutto questo, Albanella è stata scelta per rappresentare un luogo sicuro, indenne da fenomeni malavitosi, in cui il procuratore può rifugiarsi. 3 settimane, quelle appena trascorse, che hanno messo al primo posto la socializzazione e lo stare insieme, un'operazione turistica a tutti gli effetti, oltre che un'esperienza unica per i partecipanti, che il comune di Albanella, guidato dal sindaco Renato Iosca, ha accolto positivamente sin dall'inizio insieme con la comunità.